Ed eccoci qua, buonasera a tutti, spero che state tutti bene, siete tutti in salute, spero che si sente, fatemi cortesemente un cenno se è tutto ok anche con l'audio, credo di sì a vedere i livelli, però apprezzo sempre un vostro piccolo feedback. Tanto saluto, vedo collegati Dennis, Patrick, Mauro, ciao Mauro. Ciao Rolf che è collegato e che sentiremo anche tra poco in, in diretta con noi per, un piccolo, per una piccola idea che ci è venuta in questi, in questi casi. Ciao Stefi, si sente bene? Grazie mille Stefi. Eh, quindi direi che eh, nulla osta a, a cominciare a, con questa seconda diretta che abbiamo ehm, pensato con eh, la federazione carenticino per cercare di intrattenervi in, questi, eh, in queste serate di mh, blocco di, 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 eh, di essere chiusi in casa e non poter uscire a causa del, del problema sanitario che, che conoscete molto bene eh, l'idea era nata prima di tutto come un evento one shot eh, con, con Mauro che ringrazio ancora per la presentazione eh, di, di martedì scorso che è stata secondo me molto, molto, molto ben fatta molto, eh, molto precisa anche grazie ai suoi, alla, alla sua presentazione fatta veramente bene eh, da lì in realtà poi ho pensato ma eh, peccato non, non sfruttare il momento la tecnologia è a nostra disposizione abbiamo tutto quanto era già tutto pronto in realtà anche per i campionati di cinesi che se sarebbero dovuti tenere Domani e eh, domenica a Flims eh, e che purtroppo sono stati eh, definitivamente annullati. Questa è anche una notizia che posso dare magari a chi non lo sa ancora: i cambiamenti di cinesi non si faranno neanche in autunno l'anno prossimo. Ma sono, fatti, sono di fatto stati eh, annullati, rinviati direttamente al 2021. Perché è troppo grande ancora l'incertezza su quello che succederà eh, da qua a qualche mese, mh, riorganizzarli per poi eh, dover di nuovo. Eventualmente spostarli rinviarli o annullarli sarebbe stato un problema, non soltanto organizzativo per la federazione, ma sicuramente anche per i tanti giocatori che devono prendere camera d'albergo, devono organizzarsi con le ferie, magari se lavorano di sabato e così via. Quindi, i campionati di annullati. Notizie anche delle ultime ore: anche annullato il trofeo città di Lugano, 26 aprile. Gli skip sono già stati avvisati eh, ed annullato anche il. Um, torneo di primavera del Kerni Club Chiasso, e quindi eh, la stagione kerristica ticinese ai noi eh, è ufficialmente e definitivamente conclusa. Non che ce ne fosse un qualsiasi dubbio vista la, la, la situazione mondiale eh, svizzera e, e nord italiana in corso, eh, però adesso ci sono anche tutti i crismi dell'ufficialità, quindi eh, possiamo dirlo. Non ci sarà più Carni per questa stagione, ci rivedremo poi. Eh, a Lugano a metà agosto, a Chiasso verso l'inizio di ottobre, ad Ascona verso il 20 di, eh, di ottobre per riprendere, eh, o, e anche Faido credo che verso fine settembre, eh, per riprendere con le rispettive stagioni, alla quale, eh, alle quali già eh, pregusto, delle quali già sono contento di poter rivedere anche tutti voi eh, a breve, si spera, senza questi problemi che ci sono in circolazione. Ne approfitto per salutare chi si è collegato, leggo... Ah, Sabri, ciao Sabri, eh, ciao Elena, vedo Mauro, ciao Mauro, eh, legno, eh, ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti. Eh, la serata di eh, questa sera è un po' interlocutoria, eh, è una collezione di link sostanzialmente, cose che... Eh, si sarebbero potute probabilmente risolvere tranquillamente con una mail ehm, di pagine che secondo me sono interessanti e eh, magari che non sono le classiche pagine eh, che visitate solitamente quando navigate in, alla ricerca di informazioni sul curling. Questa era, era l'idea principale, quindi andremo sostanzialmente a vedere quelle che sono eh, le risorse online eh, che abbiamo a disposizione come curler ticinesi per passare un po' del, del, nostro, del nostro tempo libero. Le risorse online sostanzialmente eh, le ho suddivise, poi le vedremo, le ho suddivise in diverse categorie, per cercare un po' anche di dare eh, l'idea di eh, non cercare soltanto in un canale, non cercare soltanto su YouTube per esempio, ma ce ne sono anche diverse altre. Vi invito e vi invito... E vi invito veramente eh, di cuore, se avete dei link che sono interessanti, scriveteli nei commenti eh, a, questa, a questa diretta, così riusciamo magari eh, a vederli anche insieme nel momento in cui eh, vado poi a, a presentarli. Prima di cominciare, un breve info sul nostro sponsor: come vi dicevo già l'altra volta, grazie a Jet Hosting che ci mette a disposizione una buona parte dell'infrastruttura eh, per fare questi live streaming. Quindi. Uh, grazie mille Jet Hosting, se avete bisogno di hosting, se avete bisogno di indirizzi email, uh, pagine web, uh, spazio per creare il vostro sito, spazio per creare il vostro e-commerce, Jet Hosting è a vostra disposizione, non uh, esitate a collegarvi, gethosting.ch e uh, fare tutte le domande uh, che avete bisogno. Se avete bisogno di qualcosa, volentieri sono anch'io a vostra uh, disposizione. Dicevamo, eh, le risorse, quali risorse, di quali risorse parliamo? Eh, in primo luogo andremo a guardare un po' di canali YouTube, eh, vi porterò ovviamente prima sul nostro, vi spiegherò anche un paio di cose che abbiamo creato in questi, in questi tempi e poi vedremo anche altri eh, canali in giro per, eh, per il mondo. Poi parleremo di social, in particolar modo andiamo a guardare Facebook e Instagram. Eh, ci sono un paio di pagine, eh, alcune pagine che sono, sono estremamente interessanti. Andremo a guardare alcune risorse web eh, sia di interesse generale, sia di sia ludiche, diciamo così. Eh, chi vede l'iconcina lì probabilmente già sa di cosa sto parlando. E eh, infine, ma in realtà vorrei parlare subito all'inizio eh, parleremo anche dei libri dei libri che eh, trattano di Curling, eh, e quindi ehm, l'idea è di presentarvi anche qualche lettura che potete oggi ordinare magari online e ricevere nei prossimi giorni per, per trastullarvi. Infatti, volevo proprio cominciare eh, con i libri in realtà, perché eh, i libri sono ehm, o meglio, io non sono un grande lettore, lo ammetto, eh, e quindi. Eh, ho fatto fatica all'inizio ad abituarmi a prendere in mano un libro, ne ho dovuti aprire tanti per, per motivi di studio, e oggi invece eh, li apro per motivi principalmente di piacere, quindi eh, sono molto contento di poterli, di poterli presentare. Il primo libro che vi presento è eh, Curling, Gentiluomini dello sport, dell'amico Valentino Masotti del Just Curling Club di Sesto San Giovanni. Eh, Valentino ha scritto quello che penso essere l'unico libro sul curling. Ve lo presento qua, eccolo qua. Penso essere l'unico libro ehm, sul curling in italiano, eh, quindi sicuramente per noi italofoni eh, estremamente interessante. Fatemi pure un cenno se l'avete già letto, se lo conoscete oppure se, se, se è cosa nuova. Valentino ha ehm, prestato particolare attenzione, dalla parte che secondo me mi è piaciuta, a me è piaciuta di più, eh, alla, parte, alla componente storica, alla, alla ricerca storica di come è nato il curling, di come è nato il nome del curling e quindi in questo libro trove, troverete tutte queste, tutte queste belle informazioni eh, a vostro eh, beneficio. Ehm... Non so dove si può trovare, magari qualcuno del uh, jazz uh, um, di Sesto ci può dire esattamente dove uh, lo si può trovare, se si trova in libreria, se si può trovare online oppure direttamente da, da Valentino stesso al, al, um, in uno dei, dei prossimi magari ritrovi. Uh, quindi sì, Orietta lo so, ha scritto Valentino di Sesto e lui. <ride> Fatemi sapere, io l'ho ricevuto in regalo e ringrazio moltissimo chi me l'ha regalato e quindi eh, lo apprezzo molto. Evviva il Jazz Curling Club di Sesto San Giovanni e gli amici di sesto, un carissimo saluto a tutti. Secondo libro che, secondo me, è un po' la Bibbia, e dovrebbe essere di diritto all'interno di ogni biblioteca di un buon, del curl che si rispetti, è questo qua: ossia Curling for Dummies. Eh, già soltanto il titolo fa un po' ridere. Eh, ma effettivamente è una guida da 0 a 100 eh, che parla eh, di, eh, di curling. Intanto vedo Valentino, grazie mille, in Amazon e in eBay. Si trova Valentino, grazie, benvenuto tra l'altro al nostro streaming e grazie ancora per l'ottimo libro. Dicevo, Curling for Dummies ehm, è un. Una guida che inizia proprio da zero in maniera estremamente dettagliata, l'ha scritta Bob Wicks, che è un coach e giocatore di curling canadese molto molto bravo eh, e io l'ho trovato molto interessante proprio perché è molto semplice, nonostante sia in inglese, non credo esista una traduzione italiana, è molto semplice da vedere, da leggere e eh, spiega in buon dettaglio ma senza diventare troppo noioso tutto quello che c'è da sapere sul, sul nostro sport, quindi Curling for Dummies raccomandato. L'ultimo, eh, per chi eh, conosce invece il tedesco, è credo quello che poi alla fine è stato uno dei primi eh, libri sul curling in, in Europa ed è il famoso Curling di eh, Uli Anche questa è una guida estremamente esaustiva. Eh, su tutto quello che è eh, la, la storia dello sport, l'evoluzione dello sport, come si gioca e quant'altro, con una particolare attenzione ovviamente anche alla parte di tattica e eh, di strategia, un eh, po' più tecnico, magari già per curler più avanzati, purtroppo al momento solo in tedesco, eh, ma eh, molto molto interessante e molto consigliato almeno eh, per quanto mi riguarda. Devo fare una piccola modifica tecnica al setup, quindi abbiate pietà con me se non funziona subito tutto. Potrebbe ecco. funzionare. Ok, questo per quanto riguarda i, eh, i libri. È arrivata anche Cristina, ciao Cristina, benvenuta. Questo per quanto riguarda, appunto, come dicevo, i libri. E, ehm... Adesso sto cercando... I miei collegamenti che avevo fatto qua in modo da potervi eh, presentare il eh, tutto quanto. Ok, andiamo invece adesso a parlare di eh, siti web e inizierei ehm, da quello che è il sito web della Federazione Carne Ticino. Ops, chiedo scusa: ecco che sapevo che non avrebbe funzionato. Allora Vediamo se riusciamo a tirarlo di qua. Ok. Così dovrebbe funzionare anche da questa parte. Benissimo. Ok. Il sito web è il sito, scusate, la pagina YouTube della Federazione Carenticino ed è la pagina eh, che ho curato, ho iniziato a curare 5-6 anni fa e che raduna sostanzialmente quelle che sono eh, le, nostre, le nostre principali attività. Una cosa secondo me interessante, se andate a guardare nelle playlist trovate eh, alcune playlist di eh, soprattutto incontri della Svizzera, degli streaming eh, della World Curling eh, e alcune video di informazioni sul curling, queste secondo me vi riempiranno già per, per qualche giorno eh, o qualche settimana di, di visione. La, uh, le giornate, quindi qui ci sono già una serie di, di, di cose interessanti da vedere che potete uh, sicuramente andare a, uh, a spulciare. Quindi il sito web della Federazione Carenticia. Poi, ovviamente, non può mancare il sito web uh, o il sito YouTube della nostra uh, casa madre di Swiss Curling. Uh, Swiss Curling ha deciso, credo, 4-5 anni fa. Di trasmettere in streaming tutte le partite dei eh, propri campionati nazionali e quindi eh, Swiss Curling sulla sua pagina YouTube, per chi non la conoscesse ancora, eh, trova, eh, sulla sua pagina, mette a disposizione un sacco di informazioni, un sacco di video, tantissime partite da rivedere eh, e tante anche informazioni sul curling molto interessanti. Quindi anche questo caso assolutamente consigliato. Poi, tra quelli che forse non conoscete ancora, ehm, Pickerl è l'idea ehm, di Martin Stucki, che è un coach svizzero molto famoso anche a livello internazionale, è stato coach della Spagna, coach dell'Estonia, in tempi più recenti è stato medagliato al, ai campionati europei e ha la sua scuola di curling ad Adelboden. Su Pickerl trovate eh, una serie di video istruttivi soprattutto eh, di... Formazioni che lui fa con i ragazzi, soprattutto e con le squadre eh, che si affidano loro per, le, eh, per gli allenamenti. Quindi, Picker sicuramente è un sito da, eh, da seguire. Poi, ovviamente, non potrebbe mancare, eh, come non può mancare in quasi nessun caso, eh, World Curling TV. World Curling TV lo conoscete, penso tutti, quando ci sono le partite degli europei e dei mondiali. World Curling TV le trasmette in diretta streaming, anche quando le televisioni nazionali ogni tanto fanno cilecca, come è capitato purtroppo anche recentemente, eh, quindi World Curling TV trovate la storia del, del curling, tutte le partite dei mondiali, quasi tutte le partite degli europei, quelle che hanno trasmesso ovviamente, ma che a me piace tantissimo di, ehm, della parte eh, di World Curling TV sono i vari, ehm, eh, diciamo così, mh, le varie viste eh, che loro fanno su determinati argomenti, per esempio ci sono queste, queste rubriche che si chiamano around the house, broomstacking, time out eh, con determinati team e parlano magari di come si evolve il curling in Estonia piuttosto che come si eh, comporta un determinato team eh, oppure le curiosità che avreste sempre voluto sapere di una, di una determinata squadra. Eh, Worker in TV fa questi, fa questi piccoli episodi molto, molto interessanti e quindi eh, sono assolutamente, secondo me, assolutamente da, da vedere. Consigliatissimo Worker in TV e soprattutto consigliatissimi questi, questi piccoli video. Andiamo avanti, abbiamo ovviamente, non può mancare Carring Canada. Curling Canada mette a disposizione gli stream dei campionati canadesi per quelli che giocano curling eh, o quelli che giocano curling sanno benissimo che i campionati canadesi sono di fatto eh, considerati più difficili e più impegnativi e più rappresentativi eh, di un campionato del mondo, proprio perché in Canada ci sono eh, tante squadre che hanno eh, le carte in regola per diventare campioni del mondo e quindi eh, il livello è molto molto alto. Carlin Canada mette, come dicevo, a disposizione eh, i video del, delle partite dei Briar, quindi dei campionati canadesi maschili, e degli Scoris, che sono i campionati canadesi femminili. Eh, e qui ci sono delle vere e proprie chicche eh, che si possono scoprire, eh, partite di altissimissimo livello, molto interessanti, soprattutto magari interessanti per chi eh, se ne intende un po' di tecnica, di tattica e vuole un po' approfondire quelle che sono eh, questi aspetti su uh, Curling Canada ha trovato delle partite veramente eh, di livello estremamente alto. Anche loro hanno uh, delle, delle rubriche particolari eh, e soprattutto conoscerete, se seguite un po' i nostri social, conoscerete la rubrica Great Shot o Gran Tiro, Bel Tiro, eh, ce ne sono di, di diversi, li trovate poi all'interno di, di, questi, di, questi, di queste playlist come eh, loro li, li, li suddividono. Molto interessante, come dicevo, anche qui ore e ore di contenuto eh, per i curler da andare a vedere. L'ultimo che vi propongo a livello di YouTube è eh, Curling Class. Questa è stata una scoperta relativamente recente anche per me, ed è un coach canadese che eh, ha deciso di mettere sostanzialmente online tutti i suoi corsi, tutti i suoi eh, esercizi con ehm, le spiegazioni, con la, lo svolgimento pratico filmati in una, in una pista da curling. Eh, lo trovo estremamente interessante, ehm, ce ne sono veramente tantissimi eh, e quindi eh, vale la pena magari dare un'occhiata. Eh, da Mentre cercavo queste informazioni su, su questo coach, mi sono imbattuto in alcuni che dicono che sì, è un coach, però non è mai stato né campione del mondo né quant'altro. Eh, credo che al nostro livello, al livello cinese, eh, europeo, non elite, diciamo amatoriale, eh, i consigli che eh, trovate su Curling Class sono sicuramente eh, molto interessanti, molto utili e potrebbero aiutarvi a migliorare magari uno o due aspetti della vostra tecnica o della vostra tattica di gioco. Quindi mi permetto di, eh, di consigliare questo, questo, questa pagina YouTube, dategli pure un'occhiata. Avete qualche altra pagina YouTube che interessa, che potrebbe essere interessante? Scrivetela sotto nei commenti, andremo poi a dargli un'occhiata, vi preparerò poi eh, nel corso di questa sera, dopo la diretta, vi preparerò la lista, il link e lo pubblicherò, non so ancora, se sul sito di Ticino. o eh, qui sotto nei commenti, vediamo cosa, cosa, cosa ci risulterà più, più facile fare. Ok, il eh, discorso YouTube lo archiviamo un attimo per andare su Facebook, qui ovviamente non vi tedio con le solite pagine così come le conoscete già quindi swiss curling eh, eh, piuttosto che world curling piuttosto che curling canada ho cercato di trovare alcune eh, particolarità che si trovano su facebook una è relativamente recente l'ho scoperta pochi giorni fa in realtà ed è eh, daily curling puzzle dove un canadese, Doug Wilson, pubblica ogni giorno una situazione di gioco e chiede a tutti i presenti di eh, risolverla, di trovare la soluzione, cosa avreste fatto voi in questa situazione di gioco eh, per riuscire a capire meglio come, come impostare la tattica. Devo essere sincero, molto interessante, più che la, la situazione in sé, è il commento e come eh, la gente cerca di ragionare per, per arrivare alla non dico la soluzione, ma perché nel kernel sapete che le soluzioni spesso e volentieri ce n'è più di una e sono tutte o quasi tutte sempre valide. Eh, ma per arrivare a portarsi nel, nella posizione migliore possibile, date un'occhiata a questa pagina, a questo gruppo in realtà su, su Facebook, estremamente, estremamente consigliato. Yeah. Vediamo se riusciamo a tirar fuori anche questo. Questo è più interessante forse per chi si occupa di curling in senso um, di business, nel senso che ha magari interesse ad aumentare il numero di giocatori, aumentare il numero di iscritti ed è un gruppo che um, si occupa principalmente di parlare di... Strategie per migliorare il marketing dei, group, delle, dei club di curling, il, gli aspetti economici, cosa, cosa fare in determinate situazioni. Eh, ovviamente, personalmente lo trovo molto interessante, potrebbe ovviamente non essere eh, molto interessante per, per chi si. Letto semplicemente a giocare ma comunque molto utile per chi magari è, è in un comitato deve far funzionare il proprio club ci sono alcune eh, indicazioni molto molto utili eh, l'abbiamo tra l'altro utilizzato eh, recentemente come Federazione Curling Ticino per eh, la ricerca della, della Curling Halle come sapete la Federazione Curling Ticino, volevo già dirlo la settimana, martedì scorso, poi alla fine non ci sono riuscito, come sapete la Federazione Curling Ticino eh, sta cercando un, una, un palazzetto da curling, siamo al momento in trattative con il comune di Lugano, con il progetto del Maglio e stiamo sperando che in questo progetto possa essere definitivamente incluso anche eh, il curling. Eh, la situazione coronavirus sicuramente non ci aiuta, però eh, stiamo, lavorando, stiamo lavorando per voi. Il progetto, un progetto di massima è stato presentato, dovrà essere votato e speriamo che sia la volta buona dopo più di dieci anni che eh, il Curling T-Cinese sta cercando una soluzione di questo tipo. Ok, business of curling, e poi ovviamente eh, vorrei ricordarvi che eh, c'è anche Curling Italia. Ehm, l'amica claudia cocò di sesto anche lei eh, sta eh, gestendo questa questa pagina che parla di tutto quello che è il curling nella vicina penisola quindi eh, anche lì per noi eh, sicuramente molto molto interessante seguire cosa succede appena appena a sud dei nostri dei nostri confini quindi eh, un complimento anche a cocò per, eh, per l'attività che sta facendo sul, sulla pagina di curling italia quindi eh, buon lavoro a te e, e grazie per tutte le informazioni. Dategli un'occhiata perché il gruppo di Kari Italia è molto interessante. Eccoli qua. Adesso questi qua non li ho, li ho segnati così, ma non li ho presi. Ve li do con, con beneficio di inventario, eh, le pagine Instagram, in realtà, che sono queste qua. Ok, eh, soprattutto mi premeva farvi vedere eh, sui sports history. Vedo se riesco brevemente a collegarmi. Le avevo aperte prima, però mi si sono chiuse. Instagram.com come slash sports history, sì, forse dovremmo riuscirci. Yes, ok, uh, Swiss Sports History è una um, fondazione che si occupa di preservare il patrimonio fotografico e di immagini. Del, del curling dello, pardon, dello sport svizzero e soprattutto abbiamo scoperto parlano anche spesso e volentieri di, eh, di curling e quindi eh, molto molto interessante come pagina da seguire soprattutto perché a chi piace poi il, il um, curling uh, d'epoca diciamo così ci sono un sacco di, di riferimenti molte immagini molte eh, informazioni anche qua su quello che era eh, il curling o comunque lo sport svizzero di, eh, di qualche anno fa. Eh, poi avremo Swiss Wheelchair Curling, anche qui una pagina che forse non tutti conoscono, vediamo di andare a beccarla, e sono eh, la nostra nazionale wheelchair, ehm, il gruppo che ruota attorno eh, al Curling Club di. Ehm, se non mi ricordo male, sono di Cro Montanà, però non potrei sbagliarmi. Eh, molto simpatici, abbiamo avuto l'occasione di eh, giocare contro di loro a, a Sierra, estremamente eh, divertenti come, come avversari, anche se la, il ghiaccio di Sierra sicuramente non gli ha, non gli ha dato una mano. Quindi date un'occhiata alla loro pagina Instagram, mettono spesso e volentieri i tornei a cui partecipano, le, le informazioni sul i tornei che, che fanno i risultati dei mondiali adesso ci sono appena stati i mondiali di Vezzicon eh, che ehm, hanno eh, avuto un buon, un buon esito eh, non per la Svizzera ma un buon esito in senso organizzativo generale um, ok andiamo avanti uh, questi anche li dovreste conoscere chi gioca ogni tanto sui nostri ghiacci SDS Underscore Curling ed è la nazionale svizzera dei eh, non udenti o dei sordi. Eh, la squadra dei sordi eh, Swiss Deaf Curling è eh, molto attiva: sono tutti degli amatori e sono allenati da un coach eh, anche lui amatore. Non hanno un'ufficialità che ha, per esempio, una squadra di Swiss Curling. Ma sono un gruppo estremamente simpatico, molto divertente molto attivo sui social. E quindi eh, una pagina sicuramente da, da seguire è quella di, di Swiss Deaf Curling, anche lì con, con tante informazioni, con tante foto eh, dei tornei a cui, a cui partecipano. Eh, pochi conoscono la realtà eh, dei, dei sordi, so che gli amici di Torino hanno eh, un gruppo che era andato poi anche alle Olimpiadi che hanno fatto Madesimo qualche tempo fa. Ma è una realtà molto interessante e dimostra ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, eh, che il kerning è veramente uno sport totalmente inclusivo e permette a tutti di partecipare. Questa sicuramente è una delle cose che più ci, eh, che più ci fa piacere per, di, questa, di questo sport. Ehm, poi, per chi si ricorda, il mitico team dai pantaloni colorati consiglio di dare un'occhiata a questa pagina che si chiama Bumpy's bon Bucket List. Eh, Christopher Svee, eh, il mitico lead del team eh, norvegese, anzi era il second del team norvegese, eh, sta facendo una sorta di giro del mondo. Non so se adesso il coronavirus gli metterà un qualche bastone tra le ruote, ma sta facendo una specie di giro del mondo e eh, sta documentando sulla sua pagina eh, tutte le cose che Vede e che, ehm, e che riesce a fare mentre sta girando per, eh, per il mondo, credo che adesso sia o in Australia o comunque giù di Linole, Barvedo, sembrerebbe, sì, a, a giudicare da qua. Eh, quindi, date un'occhiata, questo qua secondo me è proprio un, un profilo da, da seguire. Eh, Christopher è estremamente simpatico, è quello che curava i social network del... Del team norvegese, quindi eh, sicuramente capace di comunicare in maniera divertente le cose che vuole, che vuole far arrivare. Eh, Max dice: Se gioco io, possono giocare tutti. Non intendevo in quel senso lì, intendevo più in un senso inclusivo. però ci fa piacere, Max, che giochi anche tu con noi. Grazie. <ride> L'ultimo, Spirit of Curling: neanche da dirlo, è più però una pagina eh, dedicata a. Ehm, Foto e eh, video che arrivano un po' da tutto il mondo, eh, in questa pagina c'è un po' di tutto. Se piace il curling, sicuramente è anche questa una risorsa da, da, da seguire e da, e da tenere, tenere da conto. A me piacciono, queste pagine piacciono, piacciono a tutti. Poi, allora apriamo questo veloce. Passiamo alle pagine web. Sulle pagine web, secondo me da seguire o da leggere in particolar modo, eh, c'è questo blog di eh, Bill Chirard, Bill Chirard è un coach canadese molto, molto affermato, ehm, autore anche di alcuni libri sul curling e sul coaching, cosa molto interessante. Eh, tiene un blog, pensavo fosse completamente morto, infatti ero pronto a, a dirvi: peccato che non lo sto più aggiornando, in realtà due giorni fa l'ha aggiornato, ha scritto ancora un articolo, eh, è veramente molto eh, interessante nelle sue analisi di quello che succede nel curling a 360 ⁇ si parla di squadra, si parla di tiri, si parla di eventi, si parla di un po' di tutto eh, ed è molto interessante da leggere, ha anche una bella, una bella scrittura e quindi eh, viene, viene letto in maniera molto... Eh, eh, è molto piacevole, ecco, va giù molto bene. Dategli un'occhiata perché Bill Chirrard è un personaggio che avrete sicuramente sentito parlare e se non avete ancora sentito parlare sentirete parlare a, a breve. Uh, curling History invece è il capolavoro di Bob Cowan, uh, che è un, um, è un giocatore di curling scozzese. Che parla di, ehm, è un blog che parla proprio della storia del, del curling. Anche qui avete a disposizione eh, anni e anni di eh, racconti, aneddoti, eh, resoconti di eventi che sono successi e che, eh, che, sono successo e che hanno fatto la, la storia del, del curling. Eh, io l'ho trovato estremamente interessante, mi ha riempito una buona giornata e non ho letto forse neanche il 10%. Quindi sicuramente molto, eh, molto interessante, anche poi cercare di capire. Eh, con la realtà che abbiamo adesso, cosa, eh, dove era il curling? Qualche anno fa, stiamo parlando di cent'anni fa, in questo caso, come vedete, Lady Scarpa Villar eh, e eh, dove è arrivato eh, in, in, qualche, in qualche tempo molto interessante, come dicevo, poi per. Eh, i più ehm, diciamo così più tecnici tra di voi eh, curling basics avete sicuramente già visto mi sono permesso di includerlo in questa lista perché eh, è comunque ancora uno dei eh, siti più ehm, utilizzati per quanto riguarda il, il curling che però vedo adesso che ha chiuso oh, ha chiuso ah no c'è ancora perdono sono ancora tutte qua <ride> ok ci sono tante animazioni tante informazioni su quello che eh, è il, um, il curling eh, nel, nella sua interessa quindi tutti i tipi di tiro tutti i tipi di eh, il glossario tutte le, le informazioni quindi questo sicuramente è un altro di quei eh, Quei siti eh, da seguire con tante tante eh, informazioni e ci permettono anche di capire meglio, eventualmente anche di spiegare meglio se qualcuno ha eh, amici che non conoscono il curling, su questa pagina trovano tutte le informazioni che gli servono in tedesco e in inglese eh, per essere eh, diciamo così al corrente di che cosa, di, di cosa si sta parlando. Mi dice Elena che ho dimenticato di parlare della pagina Instagram dell'Obelix Team. Chiedo perdono, non ho parlato della pagina Instagram dell'Obelix Team. Andate tutti sulla pagina Instagram dell'Obelix Team e mettete un bel segui perché sono veramente fortissimi. Quindi, grazie Elena per, per avermi eh, ricordato <ride> questa, questa cosa. Ok, l'ultimo di cui eh, voglio eh, parlare è Play Curling. Play Curling lo conoscete, penso, eh, un po' tutti, almeno se avete giocato a curling eh, recentemente eh, e quindi ehm, è un gioco online di curling che permette di eh, speriamo di riuscire ad entrare okay? e permette di eh, impratichirsi e divertirsi soprattutto con eh, il nostro sport. È relativamente semplice, non ha neanche una uh, grande pretesa di, di accuratezza. Però la cosa divertente è che permette di eh, collegare eh, diversi eh, giocatori contemporaneamente e permette di fare eh, del, del curling online in, in due o più eh, giocatori. A questo proposito eh, ne approfitto per introdurre eh, il collegamento che ho a disposizione, eh, che eh, è il nostro Rolf Spani di, del Curling Club Lugano. Datemi un secondo che gli tiro sull'audio eccolo qua Rolf ci senti ok ciao Rolf <ride> eccoci allora ti metto in qua così ti vediamo tutti eccolo lì ciao Rolf um, ciao. tu hai okay. provato a giocare a play curling come ti sei trovato allora um, mi sono trovato sì allora bisogna dire una cosa no, non è che sono una cima sul ghiaccio e qua non è che sono una cima nemmeno online, quindi, però ci si diverte insomma. Ecco. E, allora mi sono detto, visto che ci hanno tolto tutto, via del coronavirus, giustamente ci hanno tolto tutto, perché adesso è giusto che si dia la priorità alla nostra salute e alla salute di tutti. Però mi sono detto, eh, ma non c'è proprio niente da fare per poter giocare almeno ehm, curling in una qualche maniera. Quindi cosa ti è venuto in mente? <ride> esatto, e mi è venuto in mente appunto i tornei che sono stati annullati, eh, i campionati eh, di che eh, proprio oggi tanti di noi sarebbero partiti per Flins. Che domani avremo domani sarebbe partito il, il campionato il nostro torneo di lugano eh, non c'è il primavera non c'è il luganica non c'è altri tornei che non ci sono e, e noi tutti a mordere il freno e allora mi sono detto dai giochiamo almeno online proviamo a recuperare ovviamente adesso Fabri sta uh, facendo vedere esatto. qua è curling da Halle ragazzi <ride> i sassi curlano di brutto oh, oddio, quindi... di brutto non lo so però è comunque un bel, un bel passatempo e questa possibilità di giocare online uno contro uno sicuramente lo rende, lo rende estremamente interessante perfetto, sì direi, direi allora, che cosa abbiamo pensato Rolf e, ed io um... Sostanzialmente quello di organizzare un piccolo torneo di playcurling.com. Eh, spero eh, che... Eh, spero, mi dicono che non si sente più, spero che non sia una, un problema. Ok, adesso si sente ancora? Okay. ok, no, mi dicevano... Ok, è partito l'audio. Qualcuno mi sente ancora? Sì, qualcosa si dovrebbe sentire. Ok, uh, quindi um, va di nuovo, grazie Stefi. Uh, niente, stavo dicendo: cosa, cosa è venuto dunque in mente al, al Buon Rolf e uh, a me? Quello di organizzare un piccolo torneo di uh, playcurling.com, quindi di uh, fare una piccola sfida tra i curler ticinesi. Vi daremo le modalità eh, di iscrizione a questo torneo interno eh, in un post che troverete sul, sulla pagina di Carenticino tra una mezz'oretta circa, se tutto va bene, ehm, dove vi daremo le indicazioni su come fare per annunciarvi e eh, come eh, utilizzare il formulario di iscrizione. Rolf ha fatto una, una, una preparazione una presentazione molto dettagliata di come fare la login, cosa fare, dove cliccare per far partire le partite e quant'altro. Quindi riceverete da noi eh, tutte le informazioni eh, nel corso eh, dei, eh, dei prossimi, delle prossime ore. L'idea è già questa domenica, quindi riservatevi, riservatevi la data. Domenica... Eh, siamo qua, aspetta, vediamo se riusciamo a farla partire. Eh, L'idea è già domenica di eh, fare una piccola... Mh, Eccolo qua, di fare una piccola presentazione, un piccolo torneo, diciamo così, più che altro dimostrativo. L'idea ovviamente è di farlo qua in streaming, quindi sfruttando questi canali se riusciamo, ehm, domenica pomeriggio. Rolf, poi mi direi tu quando, quando è il momento migliore, ci direi tu quando è il momento migliore. Eh, cerchiamo di fare questa, questa piccola cosa. Siete d'accordo? Vi manderemo, ripeto, vi manderemo le informazioni o troverete le informazioni sul sito di Cordinho tra una mezz'oretta circa, con, eh, tutti i, eh, con tutti i dettagli. Rolf, corretto? Tutto corretto quello che ho detto? Sì, domenica danno acqua, quindi si può fare magari, che ne so, domenica nel pomeriggio piuttosto che in un qualsiasi altro momento. Vediamo. Sondaggiamo i momenti migliori. Comunque domenica, in ogni caso, domenica pomeriggio barra sera al massimo. Ok. Poi. Avete eh, delle domande? Avete delle curiosità? Avete eh, degli altri siti che non ho, di cui non ho parlato, a parte, della, a parte la pagina <ride> degli amici dell'OBRICS Team? Ehm, per eh, qualche, o qualche idea che avete eh, da aggiungere, altrimenti io direi che la eh, presentazione più o meno sono le 20, 39, 40 minuti, siamo, siamo eh, riusciti a sentire. Non arrivano commenti, quindi eh, direi che al momento non ci sono eh, delle grandissime domande. Vi ricordo i nostri siti, Vucarneticino, i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, Rossi sente solo se mostri la finestra di Skype: è possibile, sì, questo è possibile. Pardon. Monica, proporrei dei prossimi incontri sul web in cui Fabrizio o altri sapienti del curling, non sono sapiente del curling, almeno non credo di esserlo. Eh, commenta qualche partita o solo qualche hand di partita di alto livello, sfruttandoli per insegnarci accorgimenti tattici o tecnici. Eh, questa potrebbe essere una, una bella idea, grazie Monica, eh, ne, ne parleremo con, magari cercherò di convincere un qualche eh, esperto, sicuramente più esperto di me, a fare, a fare questo genere di, di iniziativa, eh, quindi grazie mille per, per l'idea. Eh, Dennis mi propone soft peeler, un po', po tanto tecnico, però se c'è se l'interesse eh, si, eh, si può pensare anche di, di fare. Vorrei ora introdurre invece, eh, ed è il secondo annuncio eh, che ehm, vi ho ehm, proposto, vorrei introdurvi brevemente a quello che è il eh, prossimo ospite, ossia quello di eh, martedì 24 marzo alle 8 di sera. Eh, e sono estremamente contento che abbia accettato. Vediamo un po' se potete indovinare di chi potrebbe trattarsi. Ma chi potrebbe essere secondo voi? Vediamo se qualcuno indovina. <ride> Bravo Rolf Rios, giusto? <ride> quindi faremo due chiacchiere con martin rios e eh, ringrazio martin che ha accettato al, al mio invito eh, l'idea è quella di eh, ricevere da parte vostra delle domande grande rios ok benissimo vedo che bravo rietto brava elisabetta bravo Egnio. <ride> mauro tutti quanti ovviamente sul pezzo eh, l'idea è quella di eh, ricevere le vostre domande quindi potete farci tramite il link che troverete alle 9 precise sia in Facebook che sul nostro sito eh, Carlin Ticino, eh, troverete un link per poter inserire le vostre domande, altrimenti scansionate col cellulare il codice che vedete sul monitor. Fate la vostra domanda, le migliori domande le metteremo insieme e martedì sera 24 marzo alle 8, in collegamento Skype con Martin Rios da casa sua, cercheremo ovviamente di eh, darvi risposta alle, ai, vostri, ai vostri quesiti. Quindi ehm, fate tante domande, mi raccomando, tutte le curiosità che avreste sempre voluto sapere eh, da Rios eh, le, trovate, eh, le potete eh, ora fare e eh, Rios è disponibilissimo a rispondere un'oretta un po' meno 45 minuti un'oretta alle vostre eh, ai vostri quesiti quindi mi raccomando non deludetemi fate tante domande più domande facciamo e più ci divertiamo con martin in diretta streaming martedì sera quindi grazie mille a voi per le eh, domande che fate lascio ancora 30 secondi il, il qr code sul, sul video così se volete eh, cominciare a eh, Salvarvi il link lo troverete comunque eh, do, dalle 9 dalle 21 di stasera sulla pagina internet del Carring Club della Federazione Carlin Ticino carring.ch eh, e anche in un post che apparirà magicamente su Facebook tra, eh, tra qualche minuto. Ultima eh, cosa, vi ricordo, come vi abbiamo già detto, eh, di. Eh, Cliccare iscriviti e se possibile cliccare anche sulla campanella in modo che su YouTube riuscite a rimanere sempre al corrente di tutti questi eventi, di questi streaming che facciamo eh, ad intervalli oramai quasi regolari, diventando eh, quasi, sta diventando una programmazione quasi regolare. E quindi eh, non deludetemi, metteteci un bel iscriviti, cliccate sulla, sulla, sulla campanellina così non perderete mai eh, nessun contenuto eh, della, della federazione. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie ancora a Rolf, che è stato con noi eh, per quest'idea del, del torneo di Play Curling. Elaboreremo l'idea e vi faremo sapere. Ci vediamo domenica eh, per eh, la prima delle dirette di queste sfide all'ultimo sasso, eh, ma virtuale ovviamente. Quindi. Grazie a tutti voi. Spero che vi sia piaciuto anche questo. Se vi è piaciuto, mandateci pure un messaggio. Se non vi è piaciuto, eh, io sono Giorgio e non Fabrizio, me chiedo scusa. Buonanotte e buona serata a tutti, ciao!